Eccoci qua, siamo live. Buonasera a tutti, nel frattempo aspettiamo come sempre che le persone si colleghino. 5 minuti. Bene, inizia già ad esserci qualcuno. Arrivano commenti di persone in trepida attesa. Bene. Sì, Ma già siamo in streaming, no? ci sono Bene. già 60 persone Quante? online. 60. Wow. Bene, dato che siamo già in un po', io direi di dare il via. Ok. Allora, prima di introdurre Alessandro, innanzitutto vi do la buonasera. Io sono Mattia e sono un membro fondatore della Società dello Zolfo. Per coloro che ci vedono per la prima volta, la Società dello Zolfo è un centro studi sulle discipline esoteriche iniziatiche fondato nel 2015. Da allora organizziamo eventi, conferenze, convegni per avvicinare le persone a questo mondo e nel tempo abbiamo trattato diversi argomenti come Kabbalah, la via di mano sinistra, il voodoo, l'astrologia, l'alchimia e molto altro. Come al solito, per seguire quello che facciamo, vi invito a mettere mi piace alla nostra pagina Facebook, a seguirci sui canali appunto Facebook e YouTube, dove potete trovare anche le passate conferenze. Prima di iniziare, ci teniamo come Società dello Zolfo a ricordarvi che il 24 ottobre qui a Parma si terrà la terza edizione dell'Alba d'Occidente, Convegno Nazionale di Esoterismo Occidentale. L'Alba d'Occidente è un evento a cadenza annuale alla quale teniamo particolarmente, lo consideriamo una sorta di lente di ingrandimento verso l'esoterismo occidentale, appunto, nonché un viaggio alla riscoperta delle origini della nostra società e delle nostre tradizioni. Questa volta si terrà presso il BDC, che è una chiesa sconsacrata le cui origini affondano nel Medioevo ed è situato nel centro storico di Parma. I relatori coinvolti saranno Andrea Scarabelli, della quale il titolo della conferenza è Gustav Meyrink, Teoria e pratica della realizzazione, Marco Toti, che presenterà il lessico dell'ascesi, esicasmo e stoicismo. Dorian Bones, che è un altro membro fondatore della Società dello Zolfo, che parlerà della disciplina rituale, dai grimori all'iniziazione. Michele Leone, il titolo della conferenza è Homo Hermeticus, il risveglio della coscienza dell'iniziato. E poi Marco Maculotti, che ci parlerà di Lovecraft, da Blavatsky e Huger, dalla morte di Dio al ritorno dei grandi antichi. A moderare il tutto ci sarà Michele Olzi, che qualcuno di voi avrà già visto per qualche altra conferenza online. E niente, mi rimane da dirvi che mancano 2 settimane all'evento e sono rimasti una ventina di posti disponibili, quindi vi invitiamo a scriverci la nostra mail o a inviarci un messaggio al numero indicato sull'evento di Facebook per prenotare. E se avete anche bisogno, insomma, di sapere dove dormire o cose del genere, non esitate a chiedercelo perché vi daremo una mano sicuramente. Passiamo a noi, Alessandro. Eccomi qua. Ok. Due parole su di te prima di iniziare. Alessandro Cipollini è uno dei pochi, se non l'unico a livello italiano, a coniugare l'arte dell'allegoria con le scienze occulte. Attualmente, la creazione di grimori, unici nel suo genere, è la sua principale vocazione. Attento alle più rigide norme esoteriche, crea pezzi unici che poi vi farà vedere per coadiuvare il mago nella pratica occulta. Il titolo della conferenza è Il Grimorio, l'estensione dell'io del mago e della sua identità. Allora, passiamo con la prima domanda. Innanzitutto, grazie Eccomi qua. Alessandro per essere con noi. Grazie Invito tutti coloro che ci stanno guardando, se vi vengono domande da farci, come al solito, di chiedercele nei commenti. Parlaci un po' dei grimori, a voi. introducici Ok. all'argomento cos'è un grimorio. Perfetto.
Allora, cercherò di essere il meno pesante possibile e anche in maniera più fluida, in modo poi da lasciare tempo anche a delle domande che comunque possono venire fuori e sono gradite. E come hai detto tu, sono uno dei pochissimi legatori che ha unito l'arte con la maiuscola all'ars antiqua legatoria, cioè l'arte proprio di rilegare i libri. E da cosa nasce? Nasce principalmente da una mia passione, che appunto, anzi, da mie, due mie passioni, che è la legatoria e lo studio dell'occultismo. E praticando negli anni, frequentando circoli, congreghe, no? Ho notato che in tanti hanno chi fa la tame, chi fa il calice, chi fa tuniche rituali, e nei gruppi più vicini allo sciamanesimo, no? Si parla di tamburi che vengono anche colorati con forme. E ho detto, ma strano che nessuno abbia mai pensato invece a un grimorio fatto secondo regola, secondo l'arte con la maiuscola. E visto che io facevo legatoria, ho unito un insieme di filosofie, un insieme di credenze, fino a creare praticamente quello che attualmente è un grimorio reale. Cosa intendo per grimorio? Anzi, facciamo un piccolo excursus storico su che cos'è esattamente un grimorio. Allora, i grimori partono indicativamente con l'inizio dell'alfabetizzazione, quindi si va indietro nel periodo medievale, no? Quando si iniziava ad avere una comunicazione fluida più costante, no? Chiara e comprensibile da tutti. Ecco che allora Grimorio, secondo alcune fonti storiche, deriva dal francese grammaire. Grammaire vuol dire indicazione proprio, ovvero sia all'inizio il Grimorio doveva contenere semplicemente delle indicazioni. Di che natura? Ovviamente esoterica. E quindi insegnava all'inizio, essendo soprattutto sotto l'egida della Chiesa cattolica, a evocare creature benigne, quindi angeli, entità, troni, queste cose qua. Ovviamente nel libero arbitrio, nella dualità dell'essere umano, e se da una parte veniva usato per evocare la luce, dall'altra parte veniva evocato, usato anche per evocare le tenebre. Ed ecco che quindi sono usciti diversi grimori esperienziali di ogni singolo mago in questa direzione. Secondo qualcun altro, invece, grimorio deriva sempre dal francese glamour. Glamour inteso come fascinazione, perché era un'altra caratteristica comunque della magia dell'epoca, cioè quello di fascinare, quello di incantare praticamente il prossimo. Questo è un po' la storia del grimorio, diciamo, antico. E arrivati invece ai giorni nostri, perché dico che sono uno dei pochi, se non forse l'unico o quasi. Innanzitutto, creare un grimorio è un lavoro lunghissimo, un lavoro di mesi, perché si parte dalla cucitura. Adesso purtroppo, per un discorso più che altro economico, ma di tempistica e di conoscenza, si tende a incollare i libri. Tutti noi, insomma, avremo in casa un libro in cui le pagine saltano via al semplice sfogliare. E ecco, già arrivare a cucire a mano un libro gli va già a dare una forte impronta, una forte essenza adatta a essere poi elaborata. Però lo vedremo magari man mano lungo la serata. Non sto a svelare tutto subito. Se ci sono domande, se no, vado avanti. Vai pure avanti, Vado? stai Allora, pronto quando quindi ecco qua, già sì, in passato ho partecipato alla Società dello Zolfo, ero venuto su a Parma. Anzi, vi ringrazio di nuovo per avermi richiamato. E l'altra volta non ho avuto modo, se non in maniera diretta, di farvi vedere i grimori. La cosa che non vi avevo fatto vedere è come nasce un grimorio. E quindi eccomi qua. Ho rimediato questa sera. Spero che si possa vedere. Ok. Questo è l'interno di un libro fatto a me, insomma, da me a mano. Lo vedete dalla cucitura
sperando che vada a fuoco, Si più o vede. meno. Ok, quindi cucita a telaio, vi farò vedere poi dopo anche un telaio medievale, che è stato indossato, quindi vedete questa curva. Questo qui vi servirà, ve lo sto facendo notare, perché in realtà tutte le componenti che io inserisco all'interno di un grimorio che servono a canalizzare, a catalizzare le energie, sono esattamente messe qua dentro. Cosa vuol dire essenze? Cosa vuol dire atte a canalizzare, a catalizzare? Frequentando appunto, come dicevo prima, diversi circoli, diverse discipline, diverse filosofie, sono andato a estrapolare da ogni credo, dei principi sia esoterici che esoterici, quindi sia cose adatte solo agli iniziati che cose adatte per un pubblico più ampio nel senso del termine. E quindi mi sono fatto una piccola scorta, chiamiamola così, di componenti che ho inserito all'interno appunto del dorso del libro. Faccio degli esempi. Questo qui è lapislazzulo, ecco appunto, come vedete. E polvere di lapislazzulo puro, datura, stramonio, questo spero che si veda. Ok, datura, stramonio, zolfo elementare, questo qui ovviamente è in vostro onore, radice di mandragola, quindi ecco tutte che vengono dalla Sicilia, e tutta una serie di ingredienti che miscelati tra di loro vanno in sinergia proprio per aiutare a far scorrere meglio le energie. Questo perché siamo tutti d'accordo, penso, che la magia non è altro che un movimento di energia, un movimento, cioè riuscire a prendere un'energia e spostarla da un'altra parte. Questa è la magia. Già nella parola abracadabra, che deriva da avracadabra, cioè creo ciò che voglio, che altro non è che la parafrasi di volere e potere, sta tutto lì, nell'intenzione di voler spostare un'energia. Quindi va benissimo la tame, va benissimo la coppa, va benissimo il tamburo, la spada, quello che ognuno, no, in base alla propria filosofia, al proprio culto crede, ma principalmente il vero strumento è l'io stesso del mago. Se il mago non è in grado di incanalare, di catalizzare queste energie, non funziona nulla. Ecco qua, una volta fatta, diciamo, l'immissione di queste sostanze all'interno del grimorio, viene poi completato, adesso qui ve ne faccio vedere uno, ad esempio, eccolo qua, come vedete è uguale all'altro, semplicemente una copertina. Ecco, spesso si trovano in commercio dei quaderni. Semplicemente con una simbologia sopra, no? Quindi si trova Triskel Triscele, chiamatelo un po' come volete, nodo celtico, a volte con l'albero della vita, a volte con un Baphomet, a volte con un teschietto, a volte con il logo della luna nera. Insomma, ci sono diversi credi, ognuno ha creato un po' i propri quaderni. Però sono quaderni morti, come le chiamo io, nel senso che quando uno le va a toccare, tante volte non entra in simpatia col libro stesso. Questo perché non hanno seguito alcune regole esoteriche. Se andiamo a pensare, ad esempio, a una cosa, la cosa tra virgolette più semplice, le fasi lunari, come influiscono su un rituale, no? Quindi si va Certo. sempre a vedere luna calante, luna piena, luna nuova. Nella stessa maniera come vanno a influire sulla crescita dei capelli, delle unghie, delle maree, stessa cosa anche sulla creazione di oggetti. Quindi libri atti a muovere, grimori atti a muovere energie bianche positive andranno fatti in luna crescente. Libri invece atti a muovere energie più scure, tra virgolette, non voglio chiamarla magia bianca o rossa nera perché non esiste un colore, esiste una magia con un'intenzione. Libri atti a muovere, diciamo, energie più scure andranno fatti in luna calante o in luna nuova. Quindi
Già questo dà una forte impronta energetica su quello che è ovviamente un grimorio, in base a quello che noi lo vogliamo fare. Stessa cosa sulla numerologia, allora dei libri atti a creare una sorta di legame, quindi pensiamo alla più volgare, adesso per farci capire, magia rossa, dovranno avere certi numeri, quindi magari fatti in una certa data. Libri atti invece a distruggere, quindi a sciogliere legami, andranno fatti magari sotto altre date. Quindi questi sono due piccoli esempi di tutte le cose che vengono, diciamo, studiate e messe in pratica prima di arrivare al confezionamento poi di un grimorio. E, beh, cos'altro dire? Non so, abbiamo domande? Così intanto prendo un attimo fiato. No, io sono oltremodo possessore di uno dei tuoi grimori perché appunto quando sei venuto da noi siamo tutti rimasti positivamente sorpresi dalle tue opere. E, ne approfitto, dato che stiamo parlando di come li costruisci e le persone iniziano a mostrare interesse, abbiamo Marcos Felipe che chiede dov'è che possiamo trovare i suoi libri cuciti a mano, dato che ancora non ho nemmeno presentato la tua pagina Facebook, quindi tanto che ci siamo. Ok, allora faccio, sì, diciamo che sono qua più che altro come libero pensatore, no? Quindi non sono venuto qua per farmi pubblicità personalmente, ma quanto a trasferire, nonostante io, come diceva Leonardo da Vinci, sono homo senza lettere, quindi c'è gente più esperta di me su diversi argomenti, non mi ritengo insomma un'eminenza nella materia. E quindi sono qua proprio più che altro per far sapere quello che io ho scoperto, quello che io so fino in questo momento. Detto ciò, comunque, la mia pagina sono i libri dello gnomo su Facebook, quindi mi trovate digitando semplicemente i libri dello gnomo. E tuttavia, diciamo, sulla pagina troverete quaderni, diciamo sì, cuciti a mano, ma sono quaderni normali. La vendita diretta invece di Grimori appunto viene fatta di persona. Infatti, Mattia si ricorderà che quando sono andato a Parma, alla fine della mia conferenza avevo fatto quel famoso, che lo chiamo sempre gioco, no, della scelta dei Grimori, dove in realtà invece è il Grimorio stesso che sceglie il proprietario. Detto così sembra quasi, no, una barzelletta, ma Mattia era presente Dorian, insomma. E quando ho fatto la famosa, no, scelta a occhi chiusi, così c'è gente che ha avuto delle reazioni, insomma, ben evidenti al tocco di ogni singolo grimorio. Quindi ecco, magari io abito sulle colline di Rimini, per chi può sarebbe meglio magari incontrarci di persona, perché online non vendo ovviamente i grimori. Quindi quello. Potresti dirci anche qualcosa in più riguardo appunto l'inserimento nel dorso, com'è che scegli? Prima ci hai parlato della luna, ma sicuramente ci sono Certo. tanti tipi di associazioni differenti, dato che sei appunto un costruttore, ci interessa sapere un po' com'è che li fai. Ok, allora guarda, adesso avevo preparato delle slide in realtà, le vado a cercare perché il bello della diretta, come si dice, è questo. Allora, la scelta fondamentalmente avviene in diversi modi. Quindi quando io inizio a cucire un libro, non ho un'idea di che cosa diventi. Ecco, ad esempio qua, qui mi si vede che cucio a mano. Ok. Quindi diciamo, uno prendendo il grimorio compra anche effettivamente un pezzo d'arte, nel senso che dietro c'è veramente tanto lavoro per riuscire comunque a confezionare un grimorio. Ecco, ho una foto di un grimorio senza copertina, senza copertura. Eccolo qua. Come vedete, ci sono diverse essenze, quindi qui ci si nota del lapislazzolo, qua c'è dell'edera, c'è dell'opale rosso. Come le seguo? Ma guarda, innanzitutto quando lo vado a creare non pongo limiti alla creazione, nel senso io inizio
Poi andando avanti, guardando la fase lunare, guardando la numerologia, stabilisco se un libro è più adatto per la veggenza piuttosto che per l'alta magia rituale, piuttosto che la bassa magia rituale, che non vuol dire che non è nobile, attenzione, quindi sono proprio cose, due forme di magia diverse, e vado a inserire i vari componenti, quindi che sia lapislazzulo, che sia delle terre particolari o componenti di natura veramente strana, e qui non dirò oltre, le scelgo in base appunto a una conoscenza mia, ma anche a un sentire poi rispetto al libro. Quindi diciamo è un misto tra un sentire e comunque uno studio fatto in tanti anni in cui creo Grimori, insomma. Prima di entrare in diretta ci hai fatto dare un'occhiata. Chi ti ascolta non lo sa, ma sei nel tuo laboratorio ora. Esatto. E beh, ve lo faccio vedere anche perché tra l'altro l'ho finito di sistemare veramente 2 giorni fa, prima non ero qua. E niente, vi faccio vedere. Ecco qua. Spero che si veda. Vediamo. Ok, questo qui è un restauro, quindi con la stessa tecnica con cui faccio Grimori si possono fare anche restaurare libri antichi. Qua vedete 2 Grimori. Spero che si vedano, perché purtroppo sono con la telecamera principale. Non si vedono. Poi dopo, ecco, faccio anche altri generi di libri, quindi vado sullo storico, sempre con l'attrezzatura. Ecco, questo qui è il famoso telaio medievale da cucitura. Poi dopo, ecco qua, ho una taglierina, una taglia a cartoni, quindi è una cosa gigantesca, e qua dentro ho tutta la parte praticamente di componentistica esoterica. Non l'ho mai fatto vedere a nessuno, quindi Grazie è una novità per la società dello Zolfo. mille. Eccomi Bene, qua. andrei avanti con le domande. Allora, Sì. prima, in generale, riguardo quelli che sono i grimori storici, nel senso, prima di entrare nello specifico, c'è un grimorio in particolare che magari nei tuoi studi, rispetto agli altri, per qualche motivo spiccato, ti ha portato appunto magari a poi a coltivare questa passione, ecco. Allora, guarda, io su queste cose qui piedi molto per terra, nel senso che studiando poi, no, anche quello che è stato praticamente tutto un percorso esoterico, anche proprio sulla legatoria, e non posso dire di aver mai trovato un Grimorio vero, famoso, mettiamolo così. Cosa significa? Molto spesso la gente mi chiede: ma è vero che esiste, non so, la chiave di Salomone? È vero che esiste la magia sacra di Abramelin? Ma del Necronomicon cosa ci puoi dire? Allora, innanzitutto bisogna fare un'enorme distinzione tra ciò che sono grimori veri e pseudo-biblium. Il pseudo-biblium è il Voynich, sì, il Voynich, prima di tutto quello, diciamo, più famoso insieme, spero che le vada a prendere, che giustamente bisogna conoscere, il Necronomicon, il culto dei ghoul, ok? Questi sono pseudo-biblium, cioè libri che in realtà non sono mai stati scritti e non sono neanche mai esistiti. Sono frutto di fantasia e quindi rimangono, diciamo, in quell'ambito che è il fantasy, chiamiamolo così. Poi ci sono stati veramente dei grimori che sono stati scritti, più famosa è La chiave di Salomone, per dirne uno, un libro del XIV secolo, originale, diciamo, del XIV secolo. Poi in realtà è stato rimaneggiato molte, molte volte, più e più volte, tra l'altro anche con errori più o meno macroscopici. E quindi la domanda che spesso mi fanno è: ma funzionano? Cioè, leggendo quel libro divento un mago? Ecco, io in questo caso devo dire no. Perché pensate se veramente un libro
servisse per evocare 72 principi infernali, come ad esempio l'originale chiave di Salomone, fosse in vendita a 14 euro, 16 euro, come si può trovare su delle librerie online. Avremo il mondo, credo, popolato da queste entità. Esistono i grimori e sono quelli che fa la persona, questo sì. Quindi, se io studioso uso impegno delle mie energie, del mio tempo per un rituale che per me funziona, per me quel rituale funziona, per un altro potrebbe non funzionare. Quindi, la cosa che dico sempre è che le forme di magia sono infinite. Ognuno ha la sua tecnica di magia, quindi io posso scrivere il mio grimorio che può essere incomprensibile o ridicolo magari per qualcun altro, però per me funziona e con me quello che io ci scrivo effettivamente riesco a muovere queste energie. Quindi io dico sempre evitate, se non per un gusto proprio personale o per cultura generale di comprare dei libri pensando di trovare la formula dell'amore della vita piuttosto che la trasmutazione del piombo, dei metalli in oro, insomma. Quindi io dico sempre usate veramente il vostro sentire perché è quello che farà la differenza tra un mago e l'altro. Quindi secondo te cosa c'è di vero in quelli che sono considerati grimori famosi? Nel senso, ci sarà un motivo se comunque sono arrivati fino ai giorni nostri e hanno una determinata importanza, diciamo, nell'ambito? Certo, guarda, è molto semplice. Quelli sono verità per gente dell'epoca, chiamiamola così. Nel senso che quando è stato scritto la Goezia, quando è stato scritto il libro di Honorius, quello per loro era la verità. Credevano in quelle pratiche. Mi è capitato di sopra anche io ho una libreria piena di questi libri, diciamo riproduzioni di libri antichi, ma anche qualcosa di nuovo, dove ad esempio dicevano a togliere un occhio, poi mangiarlo, metterlo sotto la lingua, poi scavare una buca, cioè sono pratiche che a oggi risulterebbero forse un pochettino estreme e forse neanche del tutto legali. Sicuramente all'epoca facevano colore, ok? Adesso fanno colore e fanno cultura comunque di usi e costumi che ormai non appartengono più ai nostri tempi moderni. Perché hanno avuto successo? Sicuramente il tramando, no? Quindi tramandare delle informazioni. Ho letto il nostro libro della Gallina Nera, scritto in Egitto nel 740, dove parla di negromanzia, di cabala. A me è piaciuto, te lo consiglio, no? E quindi di conseguenza questi libri hanno continuato ad andare avanti, ma sono libri che hanno subito delle trasformazioni. Volendo anche, pensiamo alla Bibbia, sappiamo, no, dalla Bibbia apocrifa, tutte le varie edizioni, come vengono di continuo, no? Rimescolate, aggiornate. Agnello di Dio non voleva dire l'agnello, il figlio della pecora, per intenderci, aveva tutto un altro significato. Però adesso è diventato agnello di Dio, che poi tra l'altro è una frase, tra virgolette, anche senza senso esoterico, ok? Quindi stessa cosa in questi libri. Quello che per noi magari era occhio, adesso c'è stato tradotto come occhio, rimaneggiato nei secoli come occhio, magari all'epoca poteva essere il terzo occhio, quindi un'apertura mentale più che una parte anatomica, fisica ben delineata, ecco. Bene, bene. Allora passiamo alla prossima domanda. Sì. Tendenzialmente un mago praticante tiene sempre un diario magico dove annota le proprie esperienze, magari i propri sogni e cose di questo tipo. Che differenza c'è tra un diario magico e un grimorio? Allora, guarda, in realtà grosse differenze non ci sono, o meglio, esistono diversi tipi di grimorio, e a volte mi chiedono a me, ma quanti grimori posso avere? In realtà se ne possono avere infiniti, dipende dalla filosofia, dalla tipologia di studio che interessa al mago stesso. Mi spiego meglio.
E se, come è già successo diverse volte, diciamo da diversi miei clienti, magari mi si avvicinano perché vogliono, stanno cercando un grimorio sulla veggenza, perché sono nella fase di studio o comunque di apprendimento a livello di veggenza. Quindi mi chiedono un grimorio con determinate caratteristiche. Poi, andando avanti col tempo, si rendono conto che hanno necessità non tanto più di scrivere sogni, visioni profetici, no? Tipico comunque diciamo della veggenza, ma hanno bisogno magari di un grimorio più protettivo, perché magari si sono avvicinati allo sciamanesimo o non so, alla cultura Wicca e hanno interessi più a livello di, più, diciamo, di magia pratica, più di protettiva o più di attacco. Quindi in realtà questa è la grossa differenza. Di grimori se ne possono avere tanti. La differenza tra un quaderno, diciamo, il quaderno esperienziale del mago e il grimorio in realtà è molto sottile. E nel quaderno uno generalmente non ci scrive la ritualistica, ok, quindi l'incantesimo, o chiamiamolo lo spostamento di energia, ma è più materia da grimorio. In realtà poi molte volte si tende a fare un po' di confusione o comunque di miscelare ciò che sono esperienze proprie a ciò che è, diciamo, uno spostamento energetico, insomma. Quindi il mio consiglio è quello di tenere un grimorio, ma mescolando anche le proprie esperienze personali, perché comunque tutto fa parte del bagaglio culturale ed esperienziale del mago. Diciamo che essenzialmente un grimorio costruito, mi viene da pensare, come lo costruisci tu, rappresenta un po' anche un portale, se vogliamo, verso un determinato intento magico. Esatto. Viene, guarda, noi adesso lo chiameremmo talismano, no? In passato veniva chiamato telesma. Perché nel momento in cui tu hai un grimorio fatto secondo le regole dell'arte con la maiuscola, diventa esso stesso sia un talismano, ma anche, come giustamente hai detto tu, un portale, perché ti aiuta ad andare a canalizzare delle energie, quindi andare a incanalarle in maniera molto più semplice verso il tuo obiettivo. Non ci avete mai pensato, però quando tu leggi un libro, lo leggi così, giusto? E dov'è la mano? Esattamente nella cucitura. Tu sei a contatto con questi componenti che vanno a canalizzare e catalizzare le energie. Quindi per quello le metto qui e non sopra e non sotto, perché nel momento in cui tu leggi passi, ad esempio, di una formula o di un rituale, tu sei esattamente a contatto con quegli elementi che ti andranno ad aiutare poi a ottenere lo scopo per cui stai lavorando, ti sei prefissato. Quindi sì, apri letteralmente un portale con ogni grimorio. E so che tu solitamente lasci anche un piccolo scompartino per il Quello lì è una delle, diciamo, delle cose un po' più particolari, proprio all'interno praticamente dei miei grimori. Che cos'hanno di particolare? Hanno, come dicevi tu, uno scomparto segreto, chiamiamolo scomparto segreto. Faccio vedere. Allora, eccolo qua. Cerco di farlo vedere, vediamo se si vede. Ok. Come vedete, è un piccolo cassettino, chiamiamolo così, nascosto sotto la copertina, che va a contenere i testimonial del proprietario. Quindi, cosa serve fondamentalmente? E quando io vado a creare un libro, un grimorio, lo cucio a mano, lo lavoro e quindi gli lascio una mia traccia psichica. Così come tutte le persone che vengono a contatto prima del proprietario, toccandolo, lasciano, diciamo, dei propri segni. Io consiglio sempre di pulire il grimorio da energie residue. Quindi c'è chi lo fa con la luna, c'è chi lo fa con Reiki, c'è chi lo fa col sale, chi lo fa con i quattro elementi. Lascio libero in base alla credenza di ogni persona. L'importante è che quando si decide di iniziare un grimorio e viene pulito, sia effettivamente pulito, uno lo senta scarico, chiamiamolo così. Dopodiché il libro si aspetta un legame, cioè il libro diventa nostro nel momento in cui noi doniamo qualcosa al libro stesso.
Dove vanno quindi questi testimoni? Nell'ambito esoterico, il testimone è una parte del possessore, o che è una parte fisica della persona. Quindi che sia sangue, che sia unghia, capelli, saliva, quello che uno ritiene, andrà alloggiato, andrà messo esattamente qui in basso, qui nell'angolino. Quindi pulito il grimorio, inserito dentro questo scomparto segreto e poi chiuso e incollato. Da quel momento il libro contiene una parte di voi e quindi si va a creare questa sorta di matrimonio mistico che andrà a rafforzare ancora di più il legame tra possessore di grimorio e il proprio grimorio. Bene, grazie. Dunque, prima di passare alle domande del pubblico, una domanda da parte nostra. In ottica mistica, il grimorio può essere considerato un essere senziente, quindi approcciato in tal senso a livello rituale? Allora, guarda, tu hai avuto la fortuna e chi la fortuna come te l'hanno avuta quelli che quella sera erano alla Società dello Zolfo in quella di Parma Centro, e avete vissuto letteralmente un viaggio, no, particolare, che appunto è questo sentire i grimori. E detto così, magari la gente, quando lo spiego, no, durante le conferenze, molte volte qualcuno sorride e dice: ma sarà vero o non sarà vero? Poi, siccome, se ti ricordi, prendo sempre 3, 4, 5 persone, le faccio sedere davanti a tutti e, facendo chiudere gli occhi, vado a porre questi grimori in mano. Come tu avrai provato, sicuramente, e così chi era con te quella sera, ma chiunque venga alle mie conferenze o comunque mi trova, diciamo, in giro e vuol fare questa esperienza, vive delle emozioni forti, quindi vanno da vampate di calore a brividi di freddo, intorpidimento, eccessi di riso, eccessi di pianto. Quindi sì, posso dire che la sinergia tra l'energia propria del mago e il grimorio lo rende una creatura praticamente viva, senziente, nel senso che ognuno risponde, va in... come si può dire, agisce praticamente in maniera diversa al sentire l'energia del proprietario, quindi va a vibrare in modo completamente diverso e da qui diverse sensazioni. Quindi sì, si può dire che ogni libro è vivo. Se ci sono giustamente degli scettici, vi consiglio di venire una volta magari a provarlo e vedrete effettivamente questa varietà di sensazioni. Ti è mai capitato di, insomma, qualche aneddoto di qualche persona che effettivamente si è dimostrata particolarmente attratta? Allora, ce ne sono due che una mi ha un po' così lasciato perplesso, cioè perplesso, mi ha lasciato, sì, segnato profondamente. Un'altra invece che mi ha fatto sorridere, e tutte e due tra l'altro sono avvenute a Strigarium, non so se conoscete la festa esoterica. Costa Volpino a Bergamo, ed era il primo anno che tra l'altro io partecipavo. Allora avevo il banco, diciamo lungo il parquet, diciamo questo prato, entrando sulla sinistra, vicino tra l'altro gli passa un piccolo fiumiciattolo, no? Tra l'altro di acqua splendida. E allora una signora si avvicina, mi dice: ah, guarda, ti conosco, vorrei fare la prova dei grimori. Dico: va bene, venga pure. Quindi lei sapeva già tutto, ma aveva già sentito, no, nei vari eventi che partecipo. A un certo punto questa signora si alza e gli faccio: signora, deve stare seduta, perché le faccio sempre, no, stare seduti, perché può capitare anche un giramento di testa, può capitare. E lei fa: ma io sono seduta. Al che dentro di me ho detto: vabbè, questa qui mi sta facendo, no, la coglionella, insomma, come si dice da noi. Allora l'ho presa e l'ho rimessa seduta. E dopo un po' questa si rialza in piedi e gli faccio: signora, però deve stare seduta, se no io devo togliere il grimorio. Mi fa: ma Alessandro, ti giuro, io sono seduta. Gli dico: no, signora, lei è in piedi.
La rimetto a posto, la terza volta si alza, corre e va verso il fiumiciattolo. Praticamente ho salvato all'ultimo il Grimorio, la signora è scivolata giù con i piedi a mollo nell'acqua. E lei non se n'era accorta, quindi questa qui è stata la volta che ho riso. E l'altra invece è una signora che era una ragazza molto più giovane rispetto alla prima, era venuta per comprare un Grimorio. E praticamente insomma, lo sceglie, si trovano anche perché ho visto negli anni che nel momento in cui c'è veramente il match, no, preciso, per usare un termine un po' più moderno, la persona generalmente se lo stringe così al petto, ok? Quindi il libro, tac, se lo porta così in quel momento, sono sicuro che si sono trovati proprietari Grimorio. Quindi questa ragazza si stringe questo Grimorio al petto, interrompo. No, questa Marta Flavi un po' che faccio durante questa scelta del Grimorio, dico: guarda, il tuo Grimorio è questo qua. E lei apre gli occhi, dice: ma bello, dai, non è proprio il mio genere di Grimorio, però bello, mi piace, mi fa solo che non ho i soldi per comprarlo. E gli faccio: guarda, non c'è assolutamente alcun problema, tu sai che io esisto, sai che è un Grimorio, questo che può essere tuo. La ragazza cosa fa? Allunga il braccio per darmelo e praticamente le si blocca tutta l'articolazione. Quindi radio ulna, immobili, tutta la parte diciamo alta qua, la clavicola, tutta completamente bloccata. Non riusciva a rendermi il libro. Tra l'altro ho tanto di testimoni che hanno assistito alla scena, che anche loro erano stupiti. E allora gli faccio: guarda, riavvicinati il libro al corpo, e lei è riuscita a riavvicinarlo, quindi l'articolazione funzionava. Insomma, avanti e indietro due o tre volte così, alla fine mi fa: senti, ho capito, guarda, ti striscio la carta di credito, ti compro il libro, e in quel momento il braccio si è steso. Quindi anche in questo caso qui è stato, sì, comunque alla fine particolare il fatto che non riuscisse veramente a sbloccarsi praticamente il braccio. Prima di passare alle domande del pubblico, potresti farci vedere un pochettino più nello specifico due o tre grimori tuoi, spiegarci le differenze, giusto per dare un'idea generale a chi ci ascolta di come tu arrivi alla costruzione e al concepimento, anche se più o meno ne hai già parlato, però diciamo Certo. vederli di conseguenza, insomma, parlarne un po' aiuterebbe. Ok, allora guarda, ad esempio questo qua che ho sotto mano è un grimorio che ho fatto per l'alta magia rituale e nello specifico è un grimorio da altare. Quindi questo qua è più adatto a una congrega, questo genere qua. Perché sia come elementi che io ho messo dentro sono più, essendo anche in quantità superiore, servono diciamo, per gestirli una quantità maggiore di energie, comunque presenze. Ok? Questo, ad esempio, come dicevo, per l'alta magia rituale. Ne ho altri due che l'ho inquadrati prima. Se mi posso assentare un attimo, li prelevo così poi ve le faccio vedere. Allora, questo è un altro. Eccolo qua. Anche questo qua è un po' simile all'altro, nel senso che il periodo più o meno è stato fatto nella stessa data. E cambiano dentro gli elementi, come vedete, ci sono i quattro simboli elementari: acqua, aria, terra e fuoco. C'è il cerchio quindi di protezione. Questo qua nasce come grimorio, sempre da alta magia rituale, da altare, ma a livello più protettivo per la congrega stessa. Quest'altro invece è molto particolare, con il Baphomet, che ricordiamoci non è Satana, perché purtroppo sempre più spesso nelle fiere, ma più che altro per ignoranza, il Baphomet viene chiamato Satana ed è una tra l'altro delle associazioni più sbagliate in assoluto all'interno di un ambito esoterico, perché anzi ricordiamoci che addirittura il Baphomet nasce come simbolo templare. Quindi i templari erano in seno alla Chiesa,
cosa è successo? Che nel momento in cui, durante le guerre sante, i Templari hanno iniziato ad acquisire potere, perché dove arrivavano conquistavano, ricordiamoci che erano guerrieri ben armati, quindi armatura, spade, e non era una cosa comune per tutti, addirittura spesso avevano anche il cavallo. Potete immaginare la conquista che hanno fatto. Conquista vuol dire soldi, soldi vuol dire potere. Quindi nel momento in cui la Chiesa si è vista portare via soldi e potere da questi cavalieri, li ha denominati eretici. Quindi il nostro povero Baphomet, poveretto, non è Satana, ma anzi un simbolo templare che ovviamente è stato poi associato al male nel momento in cui i templari sono decaduti. Questo invece è un famoso grimorio, chiamiamolo così, da magia nera. Diciamo, chiamiamola magia nera per far capire alla gente a cosa serve. In realtà sappiamo benissimo che la magia nera non esiste la magia bianca, non esiste la magia rossa. E è molto bello quando mi ritrovo a parlare di quella tipologia di grimorio a persone che si stanno avvicinando all'occultismo, no? E ancora dicono: no, 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 io con la magia nera non ci voglio avere niente a che fare. Spesso poi andando a parlarci invece si rendono conto che non è la magia nera a far del male, ma è l'intenzione che sta dietro a muovere certe energie a nuocere. Poi qui potrei parlare, insomma, per ore su ciò che è la magia nera, la magia bianca. Beh, puoi tranquillamente parlarne. Vado? No, Allora, no, no. guarda, vado per gli sciolta. Allora, no, faccio. Io mi diverto sempre perché a volte mi chiedono: ma mi fanno soprattutto le signore, ahimè, molte volte arrivano e mi fanno: ma non c'è niente, un libro di magia buona o un libro per fare i legamenti d'amore? Tutti cercano l'amore. Diciamo che chi viene al mio banco, o quando sono, mi si avvicina a me, cercano o l'amore o la vendetta. Generalmente sono le due cose che vengono, diciamo, più gettonate. E allora mi diverto a volte quando mi chiedono, no, certe informazioni che dicono: no, no, però io il libro di magia nera non la voglio. E allora ecco che a volte mi diverto a farle ragionare, magari quando c'è un po' più di tempo, diciamo che non ho tempi stretti. E io faccio questo esempio: avete presente, anzi, Santa Ikea, però in questo caso viene perfetto. Allora, pensiamo delle batterie, no? Eccolo qua, cioè un polo positivo e un polo negativo. E qua abbiamo un'altra batteria, polo positivo, polo negativo. Allora la gente dice: no, 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 solo magia bianca. Mi faccio benissimo. Allora facciamo un esempio: da voi arriva una persona con, diciamo, un affatturato con energia negativa. Ok, questa parte qua. Voi cosa fate? Generalmente cosa fa l'improvvisato stregone? Inizia con le energie positive. Giusto? Quindi inizia a buttare luce, bontà e queste cose. Cosa succede? Che più o meno si uniscono. Quindi, da avere un problema singolo, alla fine si avrà un problema doppio, ben più grande rispetto a quello iniziale. Ok? E allora vedi che la gente inizia un attimino a ragionare. Gli dico: se fai più e più, come la calamita, cosa succede? Si allontanano. Se fai meno meno, si allontanano. Quindi perché se arriva una persona con uno squilibrio energetico al negativo gli andiamo a buttare del positivo per aumentare? No, bisogna darci con un meno ancora più grande che permetta di strappare via, no, l'energia meno che c'è sopra la persona. Ecco che allora un grimorio con sostanze meno, chiamiamole sostanze caricate meno, serve proprio invece all'opposto rispetto a quello che si pensa, cioè si va a usare delle energie più scure, più negative, tra virgolette, ma con un effetto positivo, perché vanno a strappare il meno della, diciamo, della persona e la vanno a depositare. Quindi è un libro di magia nera, ma in realtà è un libro di magia positiva. Sempre come viene usato, può diventare negativo nel momento in cui siamo i primi a volere spostare queste cariche da una persona o un luogo e così via. Insomma, questo è uno dei principi della magia, insomma.
Bene, direi di passare allora con le domande del pubblico. Volentieri. Allora, Sansara Verde, che ringraziamo per la domanda, ci chiede: ma colui che costruisce il grimorio non vi trasferisce dell'energia? Assolutamente sì, e ne conferisce tanta, ne trasferisce tanta, perché pensando dal prendere la carta, piegarla a metà, cucirla a mano, andarlo a elaborare, fargli una copertina così elaborata, di energia io gliene lascio tante sopra. Infatti questo è il motivo per cui io dico, prima di inserire i testimoni, eccolo qua. Prima di inserire i testimoni, io consiglio sempre di purificarli, di scaricarli, cioè prenderli in mano e sentirli un libro morto, perché se no andrete a usare, tra virgolette, le energie mie e di chi l'ha preso prima e le andrete a convogliare in cose che non sono a quel punto più vostre totalmente. Quindi sì, io gli lascio le energie, ma vanno tolte prima di tutto, messo il testimone e poi dopo il lavoro è tutto vostro. Io a quel punto lì non ci posso più far nulla. Grazie della domanda. Un'altra di Kitty Porrati: se non sei mago, è inutile averne uno? Allora, Kitty, guarda, innanzitutto bisogna stabilire che cos'è mago, perché se mago noi intendiamo un iniziato. Ok, quindi a qualche culto, che sia Wicca, che sia satanismo, che sia Rosa Croce, che sia qualsiasi credo o filosofia esoterica. Se consideriamo quello un mago, al mago serve. Se invece noi consideriamo mago chiunque abbia delle percezioni personali, ok, che esulano da ogni filosofia, da ogni credo, cioè, se uno dice io mi rendo conto che ogni tanto vedo una serie di numeri e poi c'è questo effetto, ok? Io generalmente faccio un esempio molto forte, ma per far capire che cosa intendo io per, tra virgolette, mago. Allora, pensate che andate a dormire la sera, sognate a un certo punto un sogno ricorrente, quindi 3-4 volte di fila, un albero che perde una foglia. Okay, il giorno dopo trovate il pesciolino rosso morto, la volta dopo trovate il gatto morto, la volta dopo trovate la farfallina morta, quindi inizia a esserci un'evidenza scientifica, chiamiamola scientifica, tra sogno la foglia che cade e ho un lutto imminente. In quel caso uno può essere mago, iniziato o semplicemente una persona sensibile, e in tal caso tutti e due serve un grimorio. Certo che se uno non è addentro a queste pratiche o non ha questa sensibilità, conviene prendere un quaderno qualsiasi o prenderli come quaderni d'arte, diciamo come libri d'arte, e magari metterli così in bella vista, perché no? Io dico sempre, magari ecco, ci sono cose molto più semplici, senza componentistica, molto molto più economici, che quindi ti permettano di fare la stessa cosa. Quindi diciamo che se sei maga o hai una certa sensibilità, ti conviene tenerlo, perché quando uno scrive qualcosa non verrà mai più dimenticato. Bella domanda comunque. La prossima domanda arriva da Cristina Mano Lilith, Amato Lilith, e ci chiede: è possibile commissionare un grimorio specifico oppure il grimorio sceglie te al momento giusto? Nel senso, una persona, una domanda che avrei Chiaro. fatto sarebbe venuta naturale anche a me. Se una persona Chiarissimo. ha un determinato intento. Certo, allora guarda, generalmente 9 volte su 10 chi prova, ovviamente io tengo sempre un nutrito numero di grimori. Generalmente vado tra i 20 e i 30 pronti, perché comunque vi ripeto, c'è tanto tempo tecnico per crearne. E ovvio che generalmente si vanno a testare prima, e le chiamo testare, anche quando faccio proprio le conferenze uso sempre il termine testare, quindi semplicemente occhi chiusi, vengono messi in mano e si avranno delle sensazioni. 9 volte su 10 si trova già il grimorio
che ti sceglie, perché comunque è sempre il grimorio che sceglie il proprietario e non viceversa. E qualora non ce ne siano, generalmente si va a creare apposta, ma ovviamente le tempistiche potrebbero essere veramente enormi, quindi andare veramente, vi dico, un ragazzo me ne ha chiesto uno, adesso io riuscirò a farglielo, a finirglielo il 30 di dicembre. Quindi, e in questo caso il tempo è breve perché passano solo 2 mesi. Ora che si guarda la luna, la numerologia e l'effetto del libro, siamo già arrivati al 30 di dicembre. Infatti, se andate a vedere, se non mi sbaglio, dovrebbe essere luna nuova il 30 di dicembre, o comunque in cuspide lì vicino. E quindi deve aspettare minimo 2 mesi per averlo. Generalmente si trova, diciamo, generalmente, anzi, la scelta ricasca generalmente tra uno, due, tre libri. Comunque sì, si può fare tranquillamente. Altra domanda da Sofia Buratti, che ringraziamo. Esistono grimori storici riconosciuti, a parte quelli islandesi che sono relativamente recenti? Allora, guarda, grimori storici riconosciuti, tutti i libri, diciamo, di esoterismo passato, no? E anzi, se mi volete scrivere sulla pagina dei libri dell'Ognomo, io magari vi posso girare le slide, diciamo, della mia conferenza, dove troverete comunque tutto un elenco di bibliografia, ma anche proprio di grimori riconosciuti storici. E il discorso che facevo prima, quei grimori appartengono a quelle persone che l'hanno scritto. Ovviamente sono stati maneggiati e rimaneggiati nei secoli per renderli più comprensibili o renderli più accattivanti. Quindi l'unico vero grimorio è il proprio grimorio. Quindi io mi fiderei solo del mio grimorio e mai di nessun altro. Comunque, appunto, se per caso Sofia mi scrivi sui libri dell'Ognomo, ti manderò volentieri una lista non esaustiva, ovviamente, perché ce ne sono un'infinità di testi da consultare eventualmente. Bene. I grimori vanno attivati dall'operatore, da Giorgio Fulmine. Assolutamente sì, assolutamente sì. E quindi non si possono regalare, cioè non lo posso comprare io per un'altra persona. E ogni operatore, ogni studioso di occultismo deve scegliere il proprio grimorio, lo deve pulire personalmente, ci deve mettere personalmente il proprio testimone e poi va creato un contatto quotidiano. Quindi ho avuto gente che dorme. Ha dormito col grimorio per dei mesi sotto il cuscino, chi lo metteva sotto il letto, chi lo portava addirittura in ufficio. Quindi sì, solo l'operatore lo può attivare. C'è un'unica e sola eccezione a questa regola, è che quando l'operatore principale, diciamo, quindi chi è stato scelto dal grimorio, lascia questa vita terrena. In tal caso, prima di morire, deve passarlo al nuovo operatore. Quindi o lo passa dicendo ti dono questo grimorio, c'è tutto un rituale per passarlo, oppure lascia che il grimorio venga o seppellito col proprietario o che il proprietario stesso lo distrugga prima della fine. Ok. Bella domanda, Giorgio. La prossima da Giorgio Missana. Nei grimori antichi, per essere operativi, gli spiriti evocati durante la magia cerimoniale dovevano imporre il loro sigillo nelle pagine del testo. È da prendere alla lettera o è da interpretare? Allora, io nonostante sia da quando avevo 12 anni che studio occultismo e faccio parte di congreghe, tendo a rimanere anche per gli studi scientifici che ho fatto molto con i piedi per terra. Pensare che uno spirito riesca a imporre il proprio sigillo sul testo, sulla pagina, mi risulta difficile da comprendere. Diciamo che è più da interpretare. Allora, se noi pensiamo che nel momento in cui effettivamente un'entità viene evocata all'interno di un circolo, all'interno di un'area così, e ci va a
insegnare, esporre, o comunque sappiamo già il sigillo, allora in quel caso si può fare, ma lo fa comunque fisicamente un operatore, ovviamente. E in tanti anni, ma anche parlando con altri studiosi di occultismo, proprio anche non nel settore comunque dei grimori, di queste cose qua, mai nessuno mi ha giurato, mi ha dato una prova certa che un'entità evocata sia potuta, diciamo, interagire con il mondo fisico. Mai nessuno mi ha dato una prova certa scientifica di questo. Questo poi ovviamente come la vedo io, quindi da Homo senza lettere, Leonardo da Vinci. Invece Lorenzo Cocchia chiede: cosa comporta possedere un grimorio? Ha senso entrarvi in contatto se non si conoscono i criteri alla base del suo confezionamento e i suoi utilizzi? Allora, generalmente quando io presento i grimori, non dico al diciamo a quello che sta facendo il test a cosa serve il grimorio. Io semplicemente, anzi, a occhi chiusi, così non si fa neanche condizionare da quello che sta vedendo, gli metto il grimorio in mano. Questa persona avrà delle sensazioni positive o negative. Solo alla fine io gli andrò a svelare con un certificato, perché ogni grimorio poi è corredato da un certificato, dove dice il giorno, la fase lunare, cosa c'è dentro, no? Lo scopo del libro, così, cosa serve. Quindi ha senso entrare in contatto, sì, perché si è scevri, quindi non si va a essere influenzati da forme, colori, o sapendo da che cosa può servire. Guarda caso, quando poi vado a leggere il certificato, la persona che ha testato un grimorio, o la data, o dei componenti che ci sono dentro, o il tarocco della personalità del libro, o queste cose qua, c'è un qualcosa che gli torna. E anzi, spesso anche più volte gli tornano delle date o delle indicazioni. Quindi vuol dire che quello ha senso. Quindi ha senso entrare in contatto, anche se, anzi, è meglio non conoscere i criteri alla base del confezionamento e gli utilizzi, perché si rischia di venire traviati. Quindi di falsare un po' la scelta, diciamo, da parte del grimorio. Belle Sì, quindi è domande, mi piacciono. importante. Sì, come sempre i nostri ascoltatori riescono sempre ad arrivare a domande interessanti. Chiedono aneddoti, Angelo Sgura chiede: hai esempi o aneddoti di tuoi grimori famosi? Ma guarda, magari aver fatto grimori famosi, diciamo che ogni persona ha un suo grimorio. E a volte mi scrivono, magari per darmi informazioni, sai Alessandro, è successo questo, oppure è successo quest'altro. Ho, diciamo, due indicazioni, diciamo due feedback che ho ricevuto da due possessori di miei grimori. Non li definisco famosi perché, ripeto, sono un umilissimo artigiano che ha mescolato due arti. Uno è di una mia amica che è un fatto stranissimo. Allora, una sera le ho regalato per il suo compleanno un grimorio con un'ametista ed era tutto un, diciamo, ricoperto in pelle viola. E lei ha cinque gatti, anche abbastanza selvatici, dire il vero, che non riusciva, le voleva farli dormire con sé nel letto, non c'era modo di far dormire questi gatti nel letto. Quella sera del compleanno, appunto, le ho regalato questo libro viola, lei l'ha messo nel letto e da quella sera i gatti, immancabilmente, tutte le sere vanno a dormire e si litigano per chi può stare sopra il grimorio. Questo è per l'Ilaria, se sente, se è in linea. E invece l'altro è stato di una signora del Forlivese, era partita con un libro molto, chiamiamo così, di energie positive, per ritornare un po' al discorso di prima, ma aveva nello stesso giorno scelto anche un grimorio di energie molto più scure. Parlando con la persona, gli ho detto: guarda, non prendere quello di energie positive, prendi l'altro perché è più adatto a te. Non mi ha dato retta,
dopo 2 o 3 settimane, mi ha chiamato disperata, mi fa ti prego, voglio l'altro. E quindi adesso c'ha 2 grimori. Bene. Gliel'avevo detto. Allora, la prossima è di Alessandro Murgio che ci chiede: riguardo le formule magiche e i simboli usati nei grimori, tipo la chiave di Salomone, l'energia di tali formule e simboli dovrebbe essere molto grande, in quanto utilizzati da molti maghi del passato fino ai giorni nostri. L'uso prolungato nel tempo di tali formule e simboli aumenta realmente l'energia e quindi il loro potere? Questa è Allora, una sì, domanda, credo. no, delle domande splendide, non ne ho mai avute in tanti anni veramente così belle. Allora, Alessandro, guarda, io provo a farti un esempio terra-terra e lascerò a te la deduzione, cioè a te e a tutti voi, la deduzione di questo. Pensiamo al segno della croce. No, quello che viene fatto, quello che diciamo i credenti cattolici fanno di continuo. Lo fanno da almeno 2000 anni, ok? Quindi diciamo più antico rispetto a, per intenderci, questi, ok? Perché ovviamente il segno della croce è antecedente. E statisticamente parlando, ci sono molto più cristiani o cattolici che seguaci di queste cose qua. È aumentato il potere della croce ultimamente, o comunque nei secoli. Fare il segno della croce è servito a qualche cosa o ha avuto un aumento o un calo di potere? Secondo me la risposta è solo una. Dipende in realtà da chi lo fa. C'è chi lo fa per un pur istinto di tradizione, no? Quindi lo fa perché dice, vabbè, perché si fa così, me l'hanno insegnato un discorso culturale, oppure c'è chi lo fa veramente con l'intenzione. L'intenzione è lo stesso volere e potere che troviamo poi nell'occultismo fondamentalmente. Quindi possono avere questi simboli più potere se chi li traccia ha veramente intenzione di. Se la persona li prende e traccia, tanto per dire anche la stella, no? A 6 punte, ma perché c'è scritto nel libro trovato a 16 euro alla libreria sotto casa, dubito che ottenga potere perché in tanti credono a quello. Secondo me la differenza la fa sempre la persona su tutto. Spero di aver dato risposta. Grazie. La prossima è di Natasha che chiede: per curiosità, ti sei mai imbattuto in grimori che si occupassero esclusivamente di guarigioni oppure anche da fatture e malocchi, crescita personale, divinazione, eccetera? Ok. Allora, generalmente io faccio due distinzioni, una doppia distinzione all'interno del mondo esoterico. Uno è un libro di conoscenze occulte e l'altro è il grimorio. Cosa cambia? In un libro di conoscenze occulte dentro ci può stare tutto, no? Se pensiamo che l'attuale erboristeria all'epoca lo praticavano le strie piemontesi, no? Quindi in Piemonte c'erano le strie, a Genova c'erano altre tipologie di streghe, qui in Emilia-Romagna ce n'erano, quindi diciamo rientra nella saggezza contadina. Quindi libri, diciamo grimori, solo di guarigione, benessere, crescita personale, divinazione, così ne esistono sicuramente se il proprietario gli ha dato quella formazione, quell'impronta. È più facile trovare dei quaderni dove si parla magari dell'effetto terapeutico di erbe, di piante, piuttosto che di sali minerali, insomma, diciamo, prendiamolo un po' dal punto di vista un po' più ampio e scientifico. Nello specifico, proprio per scendere a piombo nella tua domanda, esistono anche dei grimori positivi, ma generalmente quelli che io ho visto sono dei proprietari. Quindi ognuno c'ha scritto dentro i propri rinedi, tra virgolette. Bene.
Chiede Cecilia Foppiani, entrarvi in contatto può quindi elevare il nostro stato di consapevolezza personale. Questo è quello che mi riferisce la gente, sì, nel senso che in tanti hanno avuto, come posso dire, dei messaggi o comunque delle illuminazioni personali postume all'ottenimento di un grimorio, sì, direi proprio di sì. Però il lavoro resta sempre a carico, ovviamente, dell'essere umano, diciamo del detentore del grimorio. Il grimorio aiuta, facilita, ma non può essere il motore primo del lavoro di ricerca di crescita e di consapevolezza. Va bene. Noi con questa domanda direi che chiudiamo e Ok. ringraziamo moltissimo per il tempo che ci hai dedicato, per averci mostrato il tuo lavoro. È stato Ringraziamo veramente un piacere. assolutamente anche per noi. Ringraziamo molto anche coloro che ci hanno seguito anche questa volta per tutte le bellissime domande che ci avete portato. Vi ricordo. Veramente splendide. Difficilmente si trova un pubblico così attento, quindi bravi. Sono contento che anche tu abbia avuto questo feedback. E Assolutamente sì. se volete, ovviamente, prima di chiudere, vi dico un paio di cose. Se volete, ovviamente, andare a contattare direttamente Alessandro, lo potete fare su Facebook, sui libri dell'Ognomo. Esatto. Vi ricordo un'altra volta che il 24 ottobre, qui a Parma, ci sarà la terza edizione dell'Alba d'Occidente. Contattateci se avete interesse di venire, fatelo prima che finiscano i posti. Alessandro, se vuoi venire anche te, sarai nostro ospite. Ne parliamo perché mi può interessare. E con questa chiudiamo. Grazie ancora a tutti, ci vediamo alla prossima conferenza online. È stato un Dolce piacere. notte a tutti! Buonanotte.